Che fatica la vita da bomber e William Hill News presentano i numeri di maglia ritirati nel calcio. La numero 12. Lazio, Parma, Atalanta, Genoa, Cesena, Palermo, Lecce, Torino e Pescara. Negli anni hanno deciso di ritirare questo numero in segno di rispetto alla tifoseria. Il dodicesimo uomo, un omaggio, un numero non più cucito sulla maglia ma nel cuore dei tifosi. La numero 10. Da quella del divincodino Roberto Baggio al Brescia a quella di Pelé dei New York Cosmos, senza dimenticarci quella di Diego Armando Maradona al Napoli. Questi sono solo alcuni tra gli esempi più importanti delle 10 ritirate per omaggiare la classe di campioni che con i piedi componevano calcio. Dietro ad ogni numero c'è una storia e a volte non è quella che ci piacerebbe sentire. Da Capitan Astorio a Pier Mario Morosini sono tante le maglie appese in bacheca, troppo presto come del resto quella legata a Nicolò Galli. A pochi mesi dal suo debutto in Serie A, Nicolò perde la vita in un incidente stradale. A ricordarlo per sempre, oltre alla sua società, il Bologna, anche un amico e un compagno di nazionale, Fabio Quagliarella. L'attaccante della Sampdoria, infatti, da quel momento si metterà sulle spalle quel 27 per tutta la carriera. Inter e Milan, un derby di maglie. Partiamo dalla numero 4 di Zanetti, che con l'Inter ha vinto tutto. Passiamo alla 6 di Franco Baresi, l'uomo del fuorigioco. La 3 di Giacinto Facchetti e quella di un certo Paolo Maldini. Quest'ultima non ritirata ufficialmente, almeno fino a quando nella zona San Siro continueranno a transitare figli della dinastia. Raffica di numeri. Ecco passare davanti ai nostri occhi tutti i numeri ritirati. Cruyff, Gigi Riva, Marco Rossi, Lucarelli, tutti uomini che hanno lasciato il segno, tutte maglie trasformatesi in bandiere che nel calcio di oggi, ahimè, sventolano sempre meno.